Città di Messina è ancora scossa per l'omicidio di Concetta Gioè, la donna trovata morta sui gradini della chiesa di Santa Caterina. In carcere, poche ore dopo il delitto, è finito Pietro Miduri, originario di Augusta e residente per anni a Furci Siculo e da qualche anno a Messina, dove viveva senza fissa dimora. L'uomo, di 70 anni, è stato messo alle strette per tutto il tardo pomeriggio di venerdì, quando gli uomini della compagnia Messina Centro dei Carabinieri lo hanno prima individuato e poi rintracciato nei pressi di uno dei punti d'accoglienza notturna della città per i senza tetto. Miduri è fortemente indiziato per l'omicidio di Concetta Gioè, 68enne clochard di origine palermitana, che aveva scelto Messina per proseguire una vita diversa. La donna è stata trovata sgozzata sui gradini della chiesa situata nella centralissima via Garibaldi. Gli inquirenti stanno cercando di individuare il movente. Sul grave episodio abbiamo sentito telefonicamente Nino Basile, direttore della Caritas. Per ciò che mi riguarda, io non mi riferirei nello specifico alla signora Cettina come ad una indisibile, anche perché la signora Cettina era abbastanza conosciuta nell'ambito della Caritas, ma anche di tutte quelle realtà cattoliche e laiche che si prendono cura giornalmente di Cettina e di tanti altri che vivono come Cettina. Cettina era nota soprattutto a quei gruppi che fanno riferimento al servizio alla stazione, ad esempio. Cettina era nota all'Help Center, Cettina era conosciuta nell'ambito del dormitorio La Casa di Vincenzo, come anche nella Casa Aurelio di Provinciale. Cettina era conosciuta, Cettina era affiancata, con Cettina si parlava quando la sera si serviva la cena alla stazione, come si parla con tante altre persone. Di Cettina si conoscono le origini, per certi versi anche la storia. Quindi, certo, per i più che ascoltano notizie come quella che abbiamo appreso ieri, certamente la storia di Cettina può risultare come una storia completamente nuova, e quindi magari pensare che quello che sia accaduto sia semplicemente legato al fatto che Cettina vivesse la strada e non avesse una sua casa. Ma credo che non, ogni singolo caso ha la sua storia, ha le sue motivazioni, il perché Cettina vivesse la strada e non avesse mai accettato di avere un punto di riferimento stabile. Quindi, proprio nel caso di Cettina, non è una classica invisibile, perché Cettina, ripeto quello che ho già detto, era conosciuta. Io punterei l'attenzione su quel servizio che viene fatto quotidianamente alla stazione, quel servizio che viene fatto all'Help Center, il servizio che viene fatto al Centro Buon Pastore, il servizio che viene fatto alle mense, per cui la gente che passa da questi luoghi non rimane invisibile, è identificata non semplicemente per ragioni anagrafiche, per ragioni legate anche alla legge civile, ma viene identificata soprattutto per ragioni di fraternità.